Ben ritrovati con il nostro focus su Cancello Arnone. Oggi abbiamo con noi l'assessore all'ambiente, l'avvocato Gaetano Ambrosca. Avvocato, nelle nostre chiacchierate uno dei temi cult è la raccolta differenziata, i grandi risultati che il Comune ha raggiunto con percentuali bulgare di raccolta differenziata. Oggi però il Comune di Cancello Arnone si appresta a fare un ulteriore step, un ulteriore passo in avanti, dotandosi anche di un'impiantistica propria per completare in house il ciclo dei rifiuti. Com'è la situazione? Che tipo di progettualità state mettendo in campo? Sì, buon pomeriggio a tutti innanzitutto. Abbiamo in buona sostanza intercettato dei fondi messi a disposizione appunto dal Ministero della Transizione Ecologica, destinato proprio alla realizzazione, ovviamente per i comuni che volessero e avessero le caratteristiche per dotarsene, di un'isola ecologica, cioè di un centro di raccolta dove far confluire appunto tutta una serie di rifiuti del nostro territorio, che parte dei quali oggi sono però raccolti già con il sistema porta a porta. È un'impiantistica diciamo più grande, che mette a disposizione ai cittadini dei servizi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli che già i cittadini stessi posseggono oggi, e che ci consente quindi di andare incontro diciamo anche ad un'altra problematica, che è appunto quella dello sversamento dei rifiuti. Si tratta quindi di un sito accanto al quale poi stiamo predisponendo anche la possibilità di creare anche un sito per la raccolta di imballaggi. Abbiamo quindi infatti individuato dei terreni appositi dove far confluire questa impiantistica, alcuni dei quali sono appunto terreni sottratti alla camorra, quindi diciamo l'attività di utilizzo. La valenza è duplice, insomma, c'è anche una finalità sociale molto molto importante. Esattamente, sono due tematiche che vanno ovviamente ad intrecciarsi di modo tale che appunto quello che viene sottratto per il tramite appunto dell'attività statale alla camorra viene poi riutilizzato per delle finalità che in questo caso sono delle finalità di natura prettamente ambientale, ma che hanno comunque uno scopo rilevante. All'inizio della nostra chiacchierata ci diceva, insomma, il Comune di Cancello Arnone ha intercettato nuovi fondi. Questo è un po' il leitmotiv della vostra amministrazione, insomma, intercettare fondi. Avete dimostrato, insomma, di avere un'ottima capacità progettuale. Sì, diciamo che siamo sempre con le antenne alzate quando si tratta di cercare di reperire fondi, anche perché essendo comunque un comune in dissesto, in doppio dissesto, non abbiamo questa capacità economica che ci consente di operare. Quindi dobbiamo necessariamente farci trovare pronti quando i fondi vengono messi a disposizione. Non da ultimo, infatti, siamo stati beneficiari di alcuni fondi che il CIS, che sono stati creati con il contratto istituzionale di sviluppo, sono stati cioè messi a bando e comunque finanziati 67 progetti nell'ambito appunto del contratto istituzionale di sviluppo per la Terra dei Fuochi, a cui il sindaco proprio alcuni giorni fa ha partecipato, e il Comune di Cancello Arnone quindi è risultato aggiudicatario di gran parte di questi denari, che saranno ovviamente messi a disposizione, soprattutto che avranno ad oggetto la realizzazione di una pista ciclopedonale che diciamo non riguarderà soltanto il nostro paese, ma anche collegherà anche nell'ottica di valorizzazione con i Reggi Lagni. Ma a noi interessa in particolare proprio perché avrà come obiettivo anche la valorizzazione dell'oasi di Caricchiano. E quindi tra questi 67 progetti in tutta la provincia, noi siamo appunto uno dei comuni che è stata inserita nella cosiddetta fascia priorità alta, e quindi Adesso lei è avremo. minimalista, insomma, i 67 progetti non sono in provincia. Sì, no, infatti è un obiettivo effettivamente molto importante che ci vede protagonisti proprio insieme a questi 67 progetti, che in realtà non hanno appunto riguardato proprio tutti, ma hanno visto il Comune di Cancello Arnone essere appunto uno dei principali fruitori di questa progettualità, una cosa che diciamo veramente ci rende felici di questa cosa.
Perfetto. Assessore, io la ringrazio per la solita disponibilità e per le buone notizie che ci ha dato e che ha dato ai cittadini di Cancello Arnone. Rinnovo l'appuntamento con il nostro focus su Cancello Arnone al prossimo giovedì, sempre alle 14:30. Un saluto a tutti. Arrivederci.